Boff! Ma che sta succedendo qui? Boff! Ti stai allargando in modo possente, mamma mia! Boff! Facessi, mamma mia, voglio farlo anch'io questo fatto qui. No, però. Tu sei cornuto, devi stare cornuto nella tua triste vita da cornuto. Ma perché mi però guardi le oggi cose, smetti, no? Ti porto con me per seguire dei manigoldi che stanno facendo delle cose schifose. A me piace guardare le persone dietro gli alberi, così mi piace. Oh, ottimo. Allora, mio amico cornuto, perché non divieni subito quello che ti ho pensato? Un lama bello tappetato. Lo difetti immediatamente, sì. Guardami qua, sì. Bellissimo. Saremo una favella, la favella del lama e del pufferfish. Diventiamo una favola vera. Sì, allora, c'eravamo una volta noi, che io ero un puff e tu eri un lama. Okay. Io ti sputavo e tu hai imparato a sputare. Io sputo te, scusami. Ah, ho capito, perché così è bellissima. Capito? Una bellissima favella questa qui, interessante. Allora, e finisce bene. Finisce bene perché questi due amici trovarono Piadina che stava facendo di tutto per conquistare Paga, che è da una storia d'amore, che bella. La settimana che lui va a casa di Paga e lascia delle schifezze fuori dalla porta. Quindi io direi andiamo a vedere, così nel caso lo prendiamo in giro, perché sta facendo questo triste tentativo. Però non cose porche, mi raccomando, cioè assurdo. Perché questo dipende da lui, capito? Cioè io non lo, eccolo, guarda, con le sue orecchie da asino, perché mi chi sta si fiorellini, guarda. Chi viene in live sa il motivo per cui Cicco è cornuto e per cui Piadina ha le orecchie da asino. Lo sapete benissimo. Se non lo sapete, dovete venire in live tutte le sere alle 19 sul sito Viola. Avete il link in descrizione ed è gratis, quindi non avete nessuna scusante per non venire in live. Vediamo un po', entro dentro con lui, tanto io sono Io sto dietro di te, siamo sempre insieme, ma siamo una favola. Tu stai fuori perché ci fai sgamare subito. Ma ascolta, sono pesce palla. Ma io non mi faccio vedere perché sono basso e piccolo, mi incalzo. Sei proprio sneaky sneaky. Mi piace, mi piace. Ok, lui è uscito. Tu non farti vedere, mi raccomando. L'ha visto palese, ero qui davanti. Vabbè, sei un lama, cioè voglio dire, non è che è strano, eh. Entro a vedere, ha lasciato, mamma mia, delle candele tutte colorate. Mamma mia, perché è l'atmosfera, dai, è gentile però. E ha scritto mi paghi, mi manchi, paghi, miss you. Miss Beh, you. Così è un po' eccessivo. E guarda, ha scritto miss you porco, con la U, capi? Miss U. Ma che mamma schifo, mia. Eh. È molto tenero, però guarda, sì, guarda, sì, è tenerissimo, guarda. Infatti adesso te lo leggo pure con romanticismo, perché secondo me è giusto. Oh. Paghino, non riesco più a stare senza te. Ho preparato dentro casa mia un posticino hot in tuo onore. Ma scusa, questo è porco, che schifo. Ora lo vado a finire. Come facevamo ai tempi, ti ricordi? Mi manchi, sei il mio paxerello. Ma che schifo, no, che ma vergogna. Paxerello, ma smettila, basta. Love, 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 io e te, forever. Stre fa schifo, perché anche questo, chi non dovesse sapere, Stre e Paga si sono sposati sul Vanilla. Una cosa che Piadina, poverino, lo ha demolito dentro. È stata tristissima. Il cuore si è spezzato, l'ho sentito proprio spezzarsi in live proprio. Le sue lacrime bellissime un po'. E tu m'hai rotto il cuore, povera me. La fine di un bicchiere. Ok, va. Oh yeah. Andiamo avanti però. Non perdiamoci in canzoni neomelodiche. Però attenzione, io non voglio entrare nel posto porco di Piadina. C'ha solo io tu, sì, pesce, io sì, io sì, voglio entrare. Io no, voglio entrare. Che non vuoi neanche tu, guarda. Ma noi pufferfish, devi sapere, siamo molto porci, capito? Il pufferfish è l'animale più volgare. E ti attratti da queste cose. Aspetti, ti mostro il motivo, perché lo devi sapere anche tu. Allora, fammi guarda un po'. Vedi, adesso io sono normale, piccolo. Ok, vedi? Sei tutto così. Normale, ecco. Normale. Dimmi qualcosa di un po' birichino, hai capito? No, pesce palla. Tu ricordi una palla veramente. E io subito mi ingrosso. Hai capito? La tua forma allupata, tutta ingrifata. Esatto, questa. Esatto, una volgarità così. Anch'io non si vede mai. Una forma così. Non ce l'hai. Tu pure ce l'hai. Abbassa la testa. Ok, così. Okay. Oh, sei veramente sensuale. Esatto, vedi? Esatto. Però non lo fare perché poi Piadina si arrapa, non si può mai sapere. No, entriamo, entriamo, lasciamo bene queste schifezze. Umile casa di Piadina, vediamo che cosa ha combinato. Io già riesco a capire che il posto è lì, perché attenzione, ci sta entrando lui. Lì sotto c'è già del porcame. Ah, tu non puoi entrare, perché sia mai che mi fai scoprire. Sono curioso anch'io, però ma adesso. Io mi arrabbio se mi fai scoprire. Adesso guarda, faccio finta di essere un pesce palla, guarda. Faccio così, salto. Non è molto normale. No, me. Non mi dirmi, vuole fare la pozza d'acqua. Guarda, guarda che invece. Oh, è gentile, vedi? Ma cosa fa? Ma un calderone mi ha messo, mi metto dentro. No, okay? Ti vuole cuocere. Mi sono messo nel calderone. È gentile, è gentile. Mi sono infilato dentro. Mi sta cuocendo davvero. Ma no, invece... no, esci via. Vabbè, no, sto qua. Oddio, c'è pure una porta segreta. Ma che posto è questo? Il 40esimo ladrone. È una missione lì dentro. Non farti angasciare. Love, io e te. Senti, scendi, tanto non c'è qui infatti lui. Infatti sì, basta. Massimo cuoce anche me. Questo dai. Fiore è per te, che ci sei sempre. Ma che schifo. Mamma mia. Lettino amoroso di Pagus e Piadinus. Love, love. C'è anche un pistone, giusto per non farsi mancare niente. E lui sta continuando a mettere schifezze
E c'è anche un letto gigante, altare sacro per il mio amore. Ma cosa gli ha dedicato un altare? Oh, ma guarda, ma questa è la testa di paga. È vero, visto. Oddio. Ma cos'è? Mamma mia. Oddio, che gravità è volgare. Non l'avevo neanche notata, che schifosissimo. Manchi come l'aria, ma cos'è? Ma è una dedica di un dodicenne questo al suo crush. Sei il tuo santuario. E poi mi manchi. Ah, oddio, mi ma manchi. È diventato tipo l'idolo di Piadina. Paga, è un po' eccessivo così. Ma io non avrei mai dedicato tutto ciò a Piadina o a Paga. Cioè, ma neanche a te. No, ma dai, una faccina, solo una. Ma no, ma neanche tutto ciò. Cascata di lacrime. Guarda che schifo. E le lacrime, dove facci il bagno nelle lacrime di Piadina. Ma che schifo. Ma lo faccio, no, però c'è disperazione. Che schifo, la sera. Ti prego, Paga. Torna da me. Il tuo amore, Piadina. Non riesco a stare senza te. Ogni volta che vengo qua giù da solo il cuore mi fa male, si sento che si sta spezzando. Non riuscirò a resistere ancora molto. Usare il pistone da soli è triste. Mi sembra di essere Alex. È vero. Oh, è gravissimo. Se non tornerai passerò alla ribellione per... Cosa? Passerà alla ribellione per stare con te? Cosa? Firmato ma il tuo amato Piadina? Nero su bianco? No, non qui ci bisogna. Posso credere. Prima vediamo cos'altro ha fatto, poi gli roviniamo tutto. Ti prego, sono me. Ma no, che schifo, che schifo. Guarda qua cosa c'ha. Paghetto, torna nel mio letto. Ma non ci posso pensare. Ma è anche una filastrocca. E c'è un cuore di candele rosse. E c'è e lui Paga è lì. No, e adesso no. No, adesso lo sposto. Piadina? Piadina? Oh, che no, non me lo dire, ti prego, non me lo dire. Non me lo dire. Chi è il puffer fish che ti sta seguendo? Lo sapevo, ma sei tu questo. Oh, che strano. E indovina che cosa il lama sopra che non hai neanche cagato, no, chi è? Chi era questa? Zio Cico, indovina un po'. Se proprio lui. Cosa avete visto? Allora, tu ci hai fatto proprio che io prima ero così? E tu cosa hai fatto? Mi hai fatto vedere tutte queste porcate? Sono gonfiato di brutto. Sei diventato esploso tipo. Ecco, ma fai schifo. Aspetta, fai schifo. Cosa avete letto? Cosa avete letto? Abbiamo letto tutto quello che si è detto dalle porcate. Tutto. Abbiamo anche letto che tu, vile, malcreato, vuoi joinare la ribellione di ste gatto? No, l'ho fatto solamente per ti giuro, l'ho fatto solamente per convincerlo. Non lo farei mai. No, ti prego, non mi picchiare. Non lo farei mai, lo sai, dai. Tu sei talmente somaro che non sei degno neanche di quelle orecchie d'asino. Ma adesso lo sapranno tutti perché io sto registrando. No! Come stai registrando? Sì. Non si fa. E tutti vedono che tu hai costruito. Cos'è? Dimmi cos'è sta roba. No, niente, cos'è? Non c'è niente, guarda, non c'è niente. Cosa ma stai guardando? È un paga. Di non è paga, non è. Quella è una bambola gonfiabile di paga. Ma no, ci assomiglia però un po'. Quella è una io sono disgustato, Cico, usciamo non di subito. Non mi fa onore. Di no, dai, dove andate? Non lo dite, vi prego, vi posso pagare. Ci sperando. No, ma che me ne frega a me? Ma è molto meglio diffondere la notizia che tu sei un viscido e che vuoi toccare quello schifoso di paga. Non è come se sembra, ve lo giuro. Cioè, non posso neanche dirti che puoi avere di meglio, perché effettivamente non puoi avere di meglio. Però lo so, infatti. Però dovresti comunque mantenere la dignità nella tua vita. Ma perché in teoria non deve avere nessuno questo posto. La mia dignità era preservata. Ma guarda, è stato casa tua, scusami. Ecco, non c'è più. No, c'è ancora. Vai, non c'è più, non c'è più. C'è ancora, è solo dietro il muro, però non c'è lo ancora. Vedi più, però. Siamo convinti che ci sia ancora. Senti, non ti propongo di venire con noi perché mi disgusti. Però ti propongo di fare un'espiazione. Tu devi fare un'espiazione. Che espiazione devo fare? Adesso convertirai quel luogo là sotto. No, non è vero, perché è bellino in fondo. E poi fa ridere perché l'hai infatti, fatto te. Dai, ci voglio bene. Allora, quel luogo lo lascerai. Me ne costruire un'altra stanza. Costruire un'altra stanza subito. E sarà dedicata a me. A però, te. Sì, ma senza roba sensuale. Ecco, capito? Dai, me. Un paese è anche un pochino a Cico, ma ecco, poco. Sì. Va bene, ci provo, dai, faccio velocissimo. Adesso vattene subito e noi andiamo via. Che schifo, Cico, ma tu veramente ci credi? Veramente incredibile, io sono indignato perché io sono mi devo sicuro. Sciacquare gli occhi con acqua e sapone adesso, guarda, devi tornare piccolo adesso, devi tornare piccolo. Perché mi ha disgasato proprio tutto. Esatto, ti ha sgasato. Mi ha sgasato, comunque ci sono altri sifosi da controllare, infatti c'è Alex e c'è anche Strecato, quindi andiamo. Alex, tanto non dirmelo veramente, non dirmelo. Non credo, perché off camera l'ho cazziato veementemente quando ha rubato dalla banca. Ma lui non gli entra nel testo i colcetti, capito? È il problema quello. Però prima andiamo da Strecato, perché mi intriga di più. È un pervertito. Poi ultimamente c'ha questa fissazione dei piedi. Non ma so se sapete. Io non le voglio vedere tanto. È allora, tutto pazzo. Molti, però io mi rendo conto che c'è chi non guarda il live qui. E dovete venire, perché sennò vi perdete le cose. Guardarle, non capite. Perché c'è Strecato che ha costruito un piedone gigante e lo adora. E voi non lo sapete, magari. Dovete venire tutte le sere in live. Porca miseria, ma è una roba necessaria. Dillo anche tu, imbecille. Ma assolutamente. Allora, se non venite in live, letteralmente c'è la tavola dei comandamenti da Ioni.
veramente stupido. No, scusa, mi sto guardando. Proprio stupido. Dai, sono un lama, dai. No, io non ti voglio più, ma te ne posso cambiare il colore del tappeto? Perché non prendi, ti fai il tuo fagotto, ci metti dentro tutte le tue cose e sparisci. La favola non comprende questo, va bene insieme. No, la favola finisce che tu fai fagotto e te ne vai. Perché sarebbe bellissimo. L'hai modificato la storia, non va bene. No, comunque casa di stregato fa schifo, è tutta piena di sta sborraccia. Infatti è allergenica verde. Sì, è proprio allergenica. Però te sei addormentato. No, ti prego, no. Perché esiste veramente la parola allergenica? Non so cosa ho detto. E per quello mi sono rotto. Mi stai irritando? Basta. Devo mettere la testa lì super forza. Basta adesso. Non so cosa fare. Meno schifo. Sono una pessima spalla dell'avventura. Guarda quello, cosa c'ha una pianta in testa? Ma cosa sta succedendo qua dentro? Ma come ho fatto a metterci una pianta in testa poi? Ti ho preso dei regalini per il tuo ritorno. Ma il ritorno di chi? Ma tutti si amorano con qualcuno? Ma oh, stavi... guardando, ottimo, io entro dentro, però... vai. No, la io fa così poco. No, con c'è me, un pisello di cetrioli qua in mezzo. No, cico. Non toccarlo, so che sei tentato. No, ma non è farlo. Sempre dedicato a... Ma veramente, ma che c'è Pleiadina anche qua? Ma tutti con Paga ce l'hanno, ma che schifo. Ma cos'è un playboy assurdo Paga è diventato? Ma davvero, ma una roba proprio indecente. Ma io a questo punto ci penso anch'io, cioè è un po' un playboy assurdo. Seguiamolo, perché magari sta andando dentro il laghetto quello dello strulo, no? E può essere attenzione, che ci sta andando in mezzo. E non c'è più neanche lo strulo, attenzione. No, perché l'ha spostato. Qua c'è la rana e muore di fame. Aspetta che magari... Due rane ci sono qui, se ok, noi seguiamolo perché può essere che ci porta... Ah! Wow! È segreto questo, non l'ho mai visto in live questo. Te l'ho detto, qua ognuno ha i suoi segreti, misteriosi uno per l'altro. Anch'io ce li ho e anche tu sicuramente ce li hai nel castello tuo. Ma a me nessuno mi viene a controllare. E non ancora, per poco. Se vieni nel mio castello ti stacco le mani. Non mi permetterei veramente mai, mi scusa. Adesso io discendo, io qui posso tranquillamente spawnare, tu no, perché... Però io voglio scendere uguale, però. No, perché io qui sono a mio... Oddio, ma c'è una chiesa qua sotto, no. Una chiesa? C'è una gigantografia del piede che lui ha costruito qua dentro. No, ma quello HD Super 4K, no! Sì, io rimango qua, tanto cioè ha senso che io ci stia, Perché sono un pesce, sono caduto però, da sotto. Scusa, sgonfiati, perché non ti stai un po' gasaldo qua a vedere il piede? No, a me piace tutto, anche i cetrioli, io... Guardi in faccia a nessuno, ci sta alla fine. No, non guardo proprio in faccia a nessuno. Allora c'è una porta chiamata tallone e una porta chiamata spilla degli associati. Immagino associati di che cosa? Senti, io mi nascondo dietro la sedia. Potresti fare del rumore sopra così lo attiri, tipo... Assolutamente sì. Oh, posso cassare una campana? Oppure spacchi le casse, muovi le casse velocemente. Oh, okay. Faccio attenzione, però tu... Ti dico se si sente, Ok. Sì. Lo senti? Ok, no, è molto difficile. No. È perché essendo la mesco è di complicato, capito? Sbatti la trapdoor, sbatti la trapdoor. Ok, un attimo, lo sto sentendo. Oh, ma veloce! Ma non la stai sentendo? No. Perché non la stai sentendo? Lui l'ha sentita. Guarda. Cico, fai cagare però a fare le cose. Cioè sei inutile proprio veramente. Veramente basta. È la mia natura. Non so perché, mannaggia. No, la spilla degli associati è un piede di coniglio. No, vai. Però non guardarle queste cose. Ti prego, non dirmele almeno. Perché a me, non lo so, fanno un effetto strano un po'. È la spilla fedele dei piedini profuma. Che schifo. Dai, streccato è tutto pazzo, proprio... Hai detto che ti piaceva tutto. Prendine una. No, non la voglio. Ho cambiato idea. Benvenuti miei cari nell'associazione dei piedi. No, io non posso leggere queste come dissocio. Non è nell'associazione, Lion, mi dissocio. Poi, guarda che terribile. Al momento abbiamo solo un seguace, me medesimo, ma sono certo che a breve si uniranno in molti. Tanto si sa, i piedi piacciono a tutti. Mannaggia, anche tu però l'hai detto prima. Ma non è vero, scherzavo. Dopo ogni sessione sarete liberi di fare un salto all'area giochi denominata Tallone. Ovviamente per tradizione dovete togliervi le scarpe e annusare le nostre... No, che schifo. Ma che schifo annusare le scarpe degli altri? Usate no, schifo. No, le candele profumate. Ah, ok, non pensavo, meno male. Che guarda. Schifo. Infatti ci sono le candele qui. Vabbè, io entro, devo pure vedere. Occhio che le candele sono aromatizzate i piedi, pure quelle sporche. Secondo però, me... Oh, ascolta, stai facendo schifo. Basta, smettiamo. Non dico niente, veramente, scusami. Sei un maiale, fai cacare, basta. No, mi stai medesimando nella parte, nell'associazione. Ma secondo me qua ci stai... che sei tu che l'hai fatta. No, c'è scritto che c'è solo un membro, non sono io. Sarai tu. No. Pontana purifica piedini. Almeno sono puliti. Fatti trasportare dai nostri aromi. No, ma che schifo. Dai, vedi, però non sono io questa volta. Questa è una Yakuza zozza. Perché zozza? Cosa vuol dire? È stata usata, forse l'hanno pulita. Bah, oppure la prigione birichina abbiamo. Ah, vedi, questa è interessante perché ci puoi... È piena di piselli. Questa ti piace a te comunque. Ma perché birichina? Oh, voglio scendere anch'io. C'è un pistone bello serio. Anche qui un altro. Lungo, è un lungo bambù anche. Oddio. Oh, vabbè, ma quel posto mi piace. Dentro l'associazione di brutto. No, fermo. C'è spasso un po' per tutti, Che schifo. Mi piace di brutto quello. Qua dobbiamo confrontarci con Streccato, Cioè, una preghiera. Un po' di spiegazioni ce ne deve dare, sinceramente. C'è la moquette.
qua, perché così, capito, ha contatto coi piedi, no, sta più, è più comoda, capito? Più... Mamma mia, cose veramente che non posso capire. Inenarrabili, inenarrabili per me, per te non lo so, un po' inenarrabili il pistone, sinceramente, un po'. Ma un po' tutto, a te piace anche. Cosa stavi facendo? Ma scusami, vedi, no, sei un pervertito, ti stavi infilzando con il cespuglio. Ma perché no? Come hai fatto a saperlo? Ti l'ho guardando. Visto, l'ho visto, stavo, lo so. Ma io mi gioco, guarda. Ah, no, 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 aiuto, aiuto. Ok, sono. La smettiamo? Ok, scusa, mi è molto divertente. Confrontiamoci con Stregato piuttosto, aspetta che me lo sposto. Stre? Oh, che succede? Che succederà mai? Allora, tu. Io non stavo facendo niente, non ho fatto nulla, oh. Dimmi la verità, fatti vedere quello di verità, che sei. Allora, se esci di casa c'è un pufferfish e un lama. No, perché? Ma sei seriamente tu? Sì, il pufferfish, il lama è pervertito. Allora, qua. Allora, nella mia grotta vengono spesso quelli come voi. Ah, i pufferfish, ok. Sì, li vedo sempre, ma com'è possibile che sei tu ora? Ora ero io, indovina che cosa ho visto? Tutto, tutto. Sei un pervertito. Cos'è sta fissazione adesso con il piede? Che lui solo un credo mio. Ha sempre un credo. Non puoi giudicare. Ascolta, hai fatto togliti piedini. Togliti quella pianta morta da testa prima di tutto, che non so cos'è. Ma allora no, ecco, una cosa importantissima. E rimettiti i piedini subito. Ok, va bene. Hai preso te le mie calze antiscivolo? Forse un giorno le ho prese io le tue calze. Ma non calze. Le ho prese da nessuna parte. Ma poi le ho bruciate. Ma che stai dicendo? Sicuramente. Perché le hai prese? Ma è per bruciarle naturalmente. Ah, ok, hai fatto bene allora. Oh, ascolta, lama, che cosa stai insinuando? No, nulla, perché non lo so. Allora togliti il lama subito e torna cornuto. No, tutto. Ma lì è Chico. No, è tua madre. Che doveva essere? Ma no, prima, boh, era lì che tipo, è come se mi invitassi a fare cose, non lo ma so. Ma cosa ti stai invitando a fare? Ma cosa stai dicendo? Ma sei pazzo? Ma cosa ti devi invitare? Ma boh, selvatici che sono un po' pazzi. Oddio, allora va bene, rimani lama selvatico. No, mi vicino le corna, non lo so. Va bene, torna lama. Ora è una renna. Va bene così. Allora, sto posto deve sparire, cioè non esiste, non ma è no, che qua. Allora, l'ho fatto pure nascosto così solo i miei amici possono venirci. Allora, prima di tutto non è venuto nessuno perché c'è scritto che sei l'unico. Quindi non lo togli. È vero, è perché vabbè, paga una volta lo è venuto. Lo togli. Okay. Lo tolgo. Lo togli. Qui no. Se vuoi fare le porcate, le fai nella tua città ribelle. Lì puoi costruire tutti i piedi che vuoi. Qui no. Diglielo te. Ma perché qui ci sono molti interessati, dai. Per cortesia, è questo vero. È illegale. Vai a finire la prigione della Ionica per 5 minuti, 10 andiamo. Minuti andiamo. Cornuto. Per cortesia. Mi lasciate qui a sistemare tutto da solo. Sì, a sistemare tutto da solo. Quello schifo che hai fatto. Ah, guarda, c'è l'altro schifo. Chissà che sta a fare. Quello è più qua. Schifoso di quegli altri. Attenzione, sono sicuro. Questo è fappo po' schifo. Non si regola per niente. Questo non c'è limite nella ma vita. Prima di andare da lui, io devo far vedere una cosa. Perché è importante, del resto. Non guarda dire che lama. La sento arrivare, mi guarda sa. Lama. Nuove card, la ioniche sopravvivenza estrema. Mia. Queste a te ti piacono, le vuoi spacchettare tutte? Ma sai una cosa, senti qua, senti ce le hai questo. Anche tu, non toccarle più. Non toccare, no, mettile subito via. Non le tocchi più, ne apro una io, ma tu no, perché fai rumore. No, tu no. Tu ne che mezza. Niente, dopo il video le apri. Ecco qui, ah, ci esce una banana, frutto volgare. Poi abbiamo Anna, wow. Poi Lion, wow, wow. E poi... Stre, che schifo. Oh, che schifo, veramente terribile. Però, terribile. Oh, questa Anna la vorrà tantissimo. Carta doppia di Lion e Anna, Superolo. Oh, assurdo, quella coppiata, no, assurda. Qua lei mi ha criticato quando era uscita la carta mia e tua, ti ricordi? Era si no, era però è un po' invidiosa, vedi, è per quello. Trovate le carte sopravvivenza estrema in tutte le edicole e in edicola, no, non in edicola, ma nelle librerie trovate il libro Diario della fine del mondo. Mi raccomando, ragazzi, ne vado fiero di tutto quello che facciamo, quindi... Vi consiglio di prendere tutto. Cioè tutto magari no. Cioè non tutto insieme. Tutto, ecco. Io prendo tutto. Allora, tutto, non prendete niente, tutto. Vedo quello che prendo. Finisco tutto. Le cose. Non ce l'avete. Rimanete lì come degli stoccafissi. Prendete tutto. Oh. E che cos'è? Andiamo tu. Attenzione peone. Però. Attenzione. Sì. Siamo in una missione. Lion ricordatelo. Siamo super tutti missione, in... super no missione. Però c'è un problema. Sta lasciando fiori in giro. Guarda. È vero. Ma che vuole attirare? Paga anche lui. Tutti vogliono paga. No, non paga, ci posso quindi. Credere. Oh, tutti poi, quanti, poi veramente. Ma dov'è il fascino di paga? Spiegamelo, perché io ti prego. Non lo capisco. Anche tu che è carino, no? È ma carino, una volta, tu... due volte no, gliel'ho molte detto. Volte, ma non è volte. Oh, ascolta, mi stai facendo arrabbiare, eh? No, scusa, no, veramente. Il ascolta, lama cornuto che non sei altro, eh? Non sono cornuto, vedi, non ce l'ho qua. Cos'era quello, il gesto di non essere cornuto? Perché se esatto. Eri cornuto mi cavavi gli occhi, perché fa così. No, vabbè, perché dici così queste cattiverie del lama? Cornuto che non sei altro. Entro in casa di Alex. Cosa sono questi fiori? Aspetta. Non mi ama nessuno. Oddio. No! Vabbè. Ho capito! E tra mamma non mama, ma sono non mama sì, mai sì, nessuno. Sì, sì, il mamma non mama. Oddio. E non lo ama nessuno mai, però. E infatti io c'ho un non mi ama...
Oppure non mi ama nessuno. Vabbè. E l'ultimo era non mi ama, quindi mi sa che l'ultimo era non mi ama nessuno. Entriamo in casa, io sono curioso. Aspetta, no, c'è un altro mi ama. Attenzione. Ok. Oh, lo amano. Non mi ama. No, okay. Lo amano. E poi qua mi ama. Attento! Guarda, si sta aprendo un passage. Un passaggio segreto. Ma da quando è che c'era quel passaggio segreto? È illegale. Entro io, tu stai fuori, che non sei portato. Sono curioso, però. No, fuori dalle palle. Ok, vabbè. Qua c'è un non mi ama. Ma chi è esattamente che non lo ama, scusa? Perché non ho nessuno capito. Nessuno non lo ama, sinceramente. Cioè, è una roba assurda. Qua ricordo che lui aveva rubato gli smeraldi. Infatti li ha ancora, che noi non glieli abbiamo più presi. Ma perché non te li sei ripresi? Sono tuoi alla fine. Vabbè, non ci ho pensato. Ho detto, vabbè, per il momento glieli lascio, insomma. Tanto non servono. Poi bisogna ricordarsene, perché non è giusto che se li tenga lui. Dopo li prendo io, stai tranquillo, ci penso io proprio. Ok, qua sotto sta... Prima di entrarsi, manco, ma può essere, ma uno non che non... Non piedi anche lui. Non è piedi, però c'è scritto prima di entrare spogliarsi. Questo in caso venga accompagnato, ma sono solo. Ma la posso solo. Capire, Lion, è uno stile di vita questo, non criticarlo. Tempio perché sacro lo di Alex, non mi dico, ma che schifo, ma guarda, è tutto... No, il tempio schifo. Sacro però sta veramente sgravando di brutto. Che schifo, cos'è lì? Lettino solitario di Alex. E ci sta saltando sotto. No, è la cosa più squalida che io abbia mai visto. È nessuno molto triste pure. Vuole scendere qui sotto con me. Nemmeno la mia capra rinforzata. Tanto io non ho bisogno di nessuno. Sto bene così da solo, solo soletto, solo come un cane. Prima o poi rapisco qualcuno, ce l'ho rinchiuto. No, ma è gravissimo. Vedi, non sta bene da solo allora. È pazzo. Nota per me stesso: ripulire la zona è già la terza volta che lo uso e che lascio sporco ovunque. Ops, no, io che esco fuori. No, no, che no, vai via, Cico, Lion, è piccicoso lì, No, ma fa veramente schifo, Cico. Voglio sala scendere divertente. Anch'io, però. No, voglio mettere anch'io lo sporco. Io non voglio vedere. C'è la sala divertente di Alex solo. No, lo conosco. Quella, oddio, ti ricordi quella vecchia che aveva? Me la ricordo. Piscina monoposto. Perché sono solo. Ma dobbiamo trovargli un amico, Pistone deprimente che vuole usare solo Alex. Un animale, damoli, dai. Non lo potrà mai tradire, in teoria. Io faccio finta che sono spawnato nella fontana. Guarda, saltello così. No, sarai tu l'amico, attenzione. Così faccio finta di voler entrare lì. Lion, non vuoi essere amico di Alex così tanto, fidati. Saponetta di me, guarda, non vuoi veramente. Curiosa. Ma che schifo. No, basta, io esco. No, qui. Guarda, neanche gli voglio parlare perché mi fa troppo schifo. Ma perché si lava in modo curioso poi? Io l'ho capito. Poi te lo spiego come funziona. Non lascia voglio spiegarmelo spiegare. Lascia perdere. Quella saponetta ha una forma strana, te lo dico io. No, comunque, andiamo via per cortesia, lasciamo non perdere, voglio sapere più nulla. Lascia per meno male che nessuno lo ama, perché altrimenti venivano coinvolti in questo scempio. Anche lui era un po' curioso, meglio di no, mamma mia. Meglio di no. Allora, facciamo finta di non aver visto niente. Ci dimentichiamo tutto quanto. Ma dimentichiamoci di Alex proprio del tutto. Magari di piadina, tiriamocelo okay, a mente. Allora, nei commenti scrivete hashtag io dimentico. Così, vedo, ci dimentichiamo tutti tutto e ci scordiamo di quello che abbiamo appena visto. Di cosa stavo parlando? Io non so più niente. Neanche io. Per oggi ci fermiamo. Ci vediamo in live stasera alle 19. Mi raccomando, non mancate. E Lion out!